Signore vi dia pace e vogliamo vivere questo momento della Pasqua proprio con gioia. Intanto tanti auguri a tutti di buona Pasqua, anche se siamo già in giornata inoltrata. Vogliamo vivere questo momento solenne, anche se lo comprendiamo molto poco, perché il mistero pasquale è un dono grandissimo che Dio svela, agli uomini. È il dono dell'amore. L'uomo che è nel peccato non può più amare, perché dove c'è il peccato c'è l'egoismo, l'orgoglio, la violenza, la tristezza, la paura, la delusione. E invece Dio, in Gesù Cristo, vivendo la passione, morte in croce e la risurrezione, ha dimostrato che il peccato dell'uomo è stato perdonato. E Gesù Cristo, con la sua passione, morte e risurrezione, ha dato a noi la possibilità di vivere il mistero pasquale gratuitamente. Da soli non potevamo farlo. In antico c'erano i sacrifici, anche adesso in tante parti, in zone pagane, ci sono ancora i sacrifici, sacrifici di animali, sacrifici di oggetti umani. Invece Gesù Cristo, lui che era figlio di Dio, è venuto sulla terra per realizzare in noi il mistero pasquale, per noi. È morto lui sulla croce, morte di amore, morte di gioia, morte di liberazione, morte di purificazione. E noi uomini siamo stati beneficati perché Gesù l'ha donato a noi gratis nel battesimo. Ecco, tante volte si parla del battesimo, ma si parla molto poco. Il battesimo è essenziale perché nel battesimo abbiamo ricevuto lo Spirito, l'amore, la capacità di amare, perché ci ha liberati dal peccato. È con il battesimo che veniamo liberati dal peccato originale, anche se in noi rimangono le conseguenze, no, del peccato, e siamo ancora peccatori, però abbiamo la possibilità di essere perdonati col sacramento della confessione. Perciò gridiamo veramente al Signore la nostra gioia, la nostra riconoscenza. Noi nel battesimo abbiamo il mistero pasquale vissuto. Spetta a noi viverlo quotidianamente, che non è soffrire, noi i mezzi li abbiamo. Ecco che il battesimo ci dà lo spirito di Gesù Cristo, lo spirito che ci dà la forza di amare. Ecco, con lo spirito possiamo veramente amare. La gioia della Pasqua sta proprio tutto qui, capacità di amare nella vita quotidiana, in famiglia, nella coppia, con i figli, con gli anziani, con la società, e con Gesù Cristo che porta nel mondo l'amore al posto della divisione e dell'odio. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui». E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero pendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio. A noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza,
Chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del Suo nome. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci e esultiamo. La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Alleluiamoci ed esultiamo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio. Alla vittima pasquale si innalzi oggi il sacrificio di lode. L'agnello ha redento il suo gregge. L'innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora vivo trionfa. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto, precede i suoi in Galilea. Sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Facciamo festa nel Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino quando era ancora buio e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disselo: hanno portato via il Signore dal sepolcro. Non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per prima al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.
parola del Signore. Io penso che tutta la natura proprio gode di questo giorno, in modo particolare del fatto della risurrezione di Gesù Cristo. Tutto sta fiorendo, sta sbocciando, anche il vento, che non è più freddo come pochi giorni fa, dice si intiepidisce per dare la possibilità alla natura proprio di svilupparsi in pienezza. La natura che gode, la natura che manifesta la vita. E Gesù Cristo è morto e risorto per noi, perché anche noi possiamo godere, perché anche noi possiamo dare la vita. Il mistero della Pasqua, il mistero della morte e risurrezione di Gesù Cristo è un mistero divino, non è umano, non è secondo gli schemi umani, è per quello che non è capito, è per quello che anche noi lo viviamo poco, perché l'umano ci porta un po', portati dall'egoismo, ci porta un po' a fare i comodi nostri, cercare di star bene, cercare di non aver problemi, quando la vita invece è cruda. E Gesù Cristo è venuto a portare proprio la novità del mistero pasquale, che è avere lo spirito, avere la capacità di amare, avere la remissione del peccato. Signore, che ci toglie il peccato, e così lo spirito in noi può agire, può darci la capacità di amare. Ecco, questo non è facile capirlo, perché noi abbiamo la mentalità umana che amare è che uno non ci pesti i piedi, che ci lasci in pace, che ci faccia dei favori, sì, che ci perdoni anche, ma siamo già avanti. Invece Gesù Cristo ci porta all'amore completo, l'amore al nemico, l'amore di rispondere al male col bene. Questa vita così diversa, così piena di vita, solo Gesù poteva farla. E lui l'ha vissuto con la passione, ha vissuto da Signore la passione, l'ha vissuta con amore e ha donato a noi la stessa capacità di amare, vivere il nostro vivere quotidiano, che è la nostra passione quotidiana, con lo spirito di Gesù Cristo, amando, amando noi, amando la famiglia e gli altri. Ecco, che il messaggio di Gesù Cristo possa arrivare anche a noi nella vita di ogni giorno, perché allora la vita è bella. È vero che siamo peccatori, però è vero che possiamo viverla da risorti, riconoscendo i nostri peccati, chiedendo perdono, venendo purificati con la confessione e liberati. Ecco, senza peccato possiamo amare, se abbiamo il peccato non possiamo amare. E allora che è vero quel versetto dell'Alleluia, no? Cristo è nostra Pasqua, è stato immolato per noi e facciamo festa, proprio perché? Perché Lui ha dato a noi la vittoria, la liberazione dal male. Il demonio esiste, ma noi abbiamo paura, guardiamo a Gesù Cristo ci libera e dal demonio e ci illumina nelle tentazioni e ci dà la forza di non caderci dentro. Ecco, per stare sempre nella realtà dell'amore, che è la realtà del risorto. Il cristiano che è risorto vive con spirito e ama sempre. Ed è la vera vita, la vera felicità della vita dell'uomo. Gesù ce la vuole donare a noi totalmente. Ed è questo il gustare la vita di ogni giorno. Non è che il Signore ci butti via le croci, le difficoltà. Il Signore ci aiuta a affrontarle, qualcuno ce la toglie, ma ci aiuta a superarle con il suo spirito. Ci dà spirito e ci dà la capacità di amare. Proprio perché piano piano, e quella difficoltà che incontriamo nella vita ogni giorno è sempre causata dal peccato, quando dentro di noi c'è astio, rancore, paura o altre cose, è il peccato che è dentro di noi. Signore, purificandoci dal peccato, ci dà la possibilità veramente di vivere diversamente. Benediciamo il Signore. Diamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Alleluia.
Alleluia.